Buona giornata, sono in studio con Andrea Fiasconaro, consigliere Buongiorno. Regionale del Movimento 5 Stelle, ma siamo stati presi in contropiede da una brutta notizia, nel senso che non sta sui giornali perché è uscita adesso alle 7:30 di mattina, è quella che vediamo, ancora arresti, ancora indagini e questa volta è roba grossa dalle parti di Venezia. Non mi devi inquadrare il computer, perché non è sui giornali, è solo sul computer. Cioè, 35 arresti a Venezia e nel Veneto, con anche il sindaco di Venezia, Orsoni, Partito Democratico, in galera per sospetti e indagini che riguardano tangenti sul Mose, il mitico e, come dire, secolare, direi, meccanismo che deve bloccare l'acqua alta a Venezia. È diventata una grande opera, inutile e soprattutto che da troppi anni se ne sta parlando e non si sta facendo nulla, ma perché l'interesse non è quella di farla e risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, ma l'interesse è quello di lucrarci. E più si va avanti, più queste cose diventano evidenti. Io ho 25 anni, al Mose ne sento parlare da quando ho iniziato, insomma, a informarmi, a leggere i giornali, e purtroppo ad oggi non è ancora, il problema non è ancora risolto. Io mi ricordo su Venezia, adesso perché si sta parlando di Venezia, poi parleremo anche della Lombardia, ma mi ricordo le inchieste di Indro Montanelli, che faceva dei report, delle inchieste da Venezia, che parlava di questi problemi, ed erano gli anni 60, gli anni 70, quindi insomma la politica non è stata neanche in grado di dare delle risposte dei problemi evidenti. Sono d'accordo che bisogna risolverlo, ma in questo modo non si è risolto, anzi ci sono solamente... Ad esempio a Milano c'è concretamente una partita aperta, no? Il commissario Cantone, che è arrivato, nominato dal governo proprio per gestire ed evitare i problemi di corruzione, quali competenze avrà? Perché questo è il tema, no? Lui giustamente ha detto: ma io non vengo qua a fare la comparsa, no? Se mi date un lavoro da fare, voglio avere le competenze, il potere in mano per gestire questo ruolo. Ecco, questa cosa è attualmente aperta, non ancora conclusa, no? Ne parlano i giornali, oggi c'è questo articolo sul Fatto che riprende proprio il tema. Beh, questo è il tema, uno dei temi fondamentali attualmente su Expo. Noi l'abbiamo detto fin da subito, il commissario del commissario, perché Cantone, commissario è il commissario Sala. Vero. Quindi anche questo metodo del commissario unico straordinario, delle deroghe, del fare le cose in deroga, del fare le cose all'ultimo, del fare le cose in emergenza, è una moda tipicamente italiana che è funzionale a questo sistema corrotto. Ma il commissario Cantone sì, deve avere poteri, gli devono essere conferiti. Ormai sono 2-3 settimane che se ne sta parlando e il governo ancora non ha fatto nulla. Secondo noi uno dei poteri che deve essere conferito al commissario Cantone, perché proprio la sua venuta a Milano non si trasformi in una gita fuori porta e poco altro, è il fatto che a Cantone devono essere dati i poteri di revocare gli appalti anche già dati e già conferiti per Expo a quelle aziende che risultano indagate o che risultano coinvolte in questo sistema di tangenti di malaffare. Questo sarebbe un potere sostanziale, concreto, e vediamo se il governo avrà il coraggio di farlo. Ci dobbiamo interrompere un attimo, dopo sentiamo la telefonata che è in attesa da un po' e continuiamo su queste altre notizie. State con noi. Eccoci qua, sconvolti dall'ennesima notizia di arresti per appalti truccati che coinvolgono questa volta il sindaco di Venezia, città nota in tutto il mondo, quindi la notizia fa il giro del mondo, l'ex governatore Galan, altri 35 non ben precisati personaggi fra politica e imprenditoria. E pare che oltre ai 35 arresti ci sarebbero 100 altri indagati nel Veneto e nel Nord. Quindi abbiamo messo il titolo che inizia con un vocabolo così un po' strano, bruttino, Nordopoli, nel senso che ormai qua la Tangentopoli si espande anche e soprattutto al Nord, signori. Guardiamoci un attimo allo specchio e domandiamoci perché. Prima una telefonata, pronto? Ciao Stefano. Ciao. Tu sei Elio.
Elio, dico bene? Sì, sono Elio. Senti, mi fa piacere sentire, finalmente l'ho sentito dire da un politico, il ragazzo del Movimento 5 Stelle, una cosa che sono anni che io dico. Quale? Che in Italia bisogna rivedere il contratto d'appalto. Allora, il contratto d'appalto, per essere fatto secondo dei canoni, non può essere fatto e deciso da chi amministra una città o amministra una grande opera. Ci deve essere un comitato super partes che decide e vede tutti i canoni dell'appalto. Perché se no non ce la caviamo più. Ma era proprio quello che accadeva in Regione Lombardia, no? Nel senso che le gare d'appalto venivano gestite da una struttura separata dal potere politico. Politico non deve toccare i contratti d'appalto, non deve controllarli. Altra cosa, prima sentivo che parlava della sanità. Io preferisco un controllo ex post, il giovane non lì, credo che può essere mio figlio. Non determini nulla. C'è un'altra cosa. Nella sanità sappiamo che i controllori fanno parte dei controllati anche, perché se alcune volte i controllori della sanità sono membri dell'ASL, l'ASL è anche la controllata. Non ci siamo. Sicuro. E sul fatto di cambiare le regole e le leggi sulla corruzione, non c'è bisogno di quello, basta la certezza della pena. Tra l'altro, una legge anticorruzione è stata fatta recentemente e mi dicono anche esperti che è una buona legge. Il problema è che ci ha messo dei mesi prima di metterci il commissario, no? E poi, tu ti ricordi quando abbiamo parlato con Elio Venti? Scusami, Stefano, perché fare un contratto di appalto e chi appalta deve dare via 7, 8, 10 subappalti che non sai chi siano? Siamo sempre a quel punto lì. Le tangenti girano che è una bellezza. Sì. Veniamo ad altro, un po' di biografia. Perché è la prima volta che lei partecipa a questa trasmissione. Sì. 25 anni, sì. Io sono già roso dall'invidia, sono già consigliere, ne ho 50 e sto ancora qui a fare il burattino. 25 anni consigliere regionale, quindi praticamente parlamentare lombardo, no? In Sicilia i consiglieri regionali vengono detti deputati addirittura, e un po' è così, cioè nel senso che siete un organo legislativo, a tutti gli effetti siete un Parlamento della Lombardia. Da dove arriva? Come ha fatto a 25 anni a diventare consigliere regionale? Ma io mi sono presentato alle scorse elezioni regionali insieme a un gruppo, io vengo da Mantova, ho frequentato il gruppo come mia mamma, ciao mamma, dalla bassa Lombardia, ecco, dalla dimenticata Mantova ogni tanto, dal centro di Milano. E comunque io mi sono iscritto, partecipavo al Movimento 5 Stelle della mia città, della mia provincia, il famoso meetup, il meetup di Mantova e provincia, e dal 2010, dalle scorse elezioni regionali, quelle che hanno portato Formigoni, che poi dopo due anni è finito come è finito, e da quindi lì... Lei ha incontrato il Movimento 5 Stelle quanti anni fa? Io l'ho incontrato alla fine del 2009, attaccando i manifesti per la campagna elettorale delle regionali del 2010. Come mai sei innamorato di questo movimento, della figura di Grillo, insomma, cos'è? Allora, della figura di Grillo nel senso che sì, lo ammiro molto, e poi da quando l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo in varie circostanze, lo ammiro sempre di più per la sua carica positiva che trasmette. Ma mi sono innamorato delle idee del movimento e delle persone che facevano parte del movimento nella mia città, che poi adesso molti di loro sono diventati deputati e senatori. E quindi ho iniziato a partecipare.
ai banchetti, raccogliere le firme, attaccare i manifesti, partecipare alle battaglie nel mio comune sull'acqua pubblica, le energie rinnovabili, strategia rifiuti zero. Abbiamo promosso, una delle prime cose che abbiamo fatto è una conferenza molto partecipata a Mantova con Paul Connett, che è questo studioso americano che è colui che ha teorizzato la strategia rifiuti zero, quindi questa strategia che porta ad azzerare la produzione di rifiuti. E quindi siamo molte idee diciamo ambientaliste in un settore che... Sì, molte idee ambientaliste, ma non solo. E le altre battaglie che abbiamo fatto, sicuramente quelle sull'acqua pubblica, però anche quelle del V-Day, quindi i due mandati per i politici e poi basta. Questo per togliere questa commistione tra politica e potere che poi porta a quello che stiamo dicendo oggi. E tanto altro, tantissime altre battaglie, anche battaglie nel comune minori per importanza ma fondamentali come e prima la che faceva prima di... Ma io studiavo storia dell'arte a Parma e quindi diciamo la mia carriera universitaria è andata di pari passo alla carriera, tra virgolette, carriera politica, ma in realtà io, ripeto, mi sono candidato insieme a un altro gruppo di persone, poi come ho vissuto la campagna elettorale come una bellissima esperienza di vita soprattutto e poi è arrivata questa avventura che adesso sto compiendo con grande passione. Avendo... Quanti voti l'hanno portato in regione? Ho preso 501 preferenze. Però a fronte di un risultato, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, di gruppo, quindi i voti alla lista. Molto, molto importante perché noi abbiamo preso il 18%. Al 18% no? A Mantova città? Sì, no, Mantova è provincia. Provincia. Dopo le ultime elezioni europee siamo in città al 15% e in provincia al 17%, quindi siamo rispetto alla Lombardia siamo su percentuali importanti, insomma, sì. Non ci riteniamo soddisfatti, però... Questo è il grillo sul canotto che è stato. Questo è stato a Bologna, mi pare. Ma forse anche a Milano. L'avevo visto. Era una forse delle idee così. La campagna elettorale del 2010. Ma di effetto. Canotto, diciamo che ecco, qua si vede la differenza di grillo. Nessun leader politico avrebbe ideato. Un canotto con il quale farsi portare. Perché forse Grillo non è proprio un leader politico coi canoni predefiniti, ecco. Non è che non sia leader, è leader sui generi. Sì. Insomma, adesso poi ne parliamo. Chi parla intanto al telefono? Pronto? Chi è? Sento un rantolo. Pronto? Una voce. Sono, sono Giovanna. Giovanna, dica. Signor Golfari. Sì. Pronto? L'ascolto. Pronto? L'ascolto. Io sono da tanti anni che lo ascolto. Sì, a me. Per me è una persona squisita. Grazie. E usciamo una sera in compagnia. Ma si può con tutte le cose che ha detto stamattina? Sì, ma però deve chiudere l'audio perché sennò mandate a Roma, mandateli tutti a casa quei ladri lì, vanno tutti là. Mandarli tutti a casa non si può, se no arriva il dittatore e comanda solo lui. Si può sostituirli, si può, ma tutte le agevolazioni che hanno non le bastano? Devono anche rubare? Sì, però non è che gli altri, quelli che non sono politici, siano di per sé meglio, perché qui parliamo sempre di fatti che coinvolgono politici e imprenditori. E anche gli imprenditori rubano nel caso, anche gli imprenditori versano per vantaggio economico. È un sistema, se posso permettere. È un sistema, il problema che ha adesso Cantone, cioè il commissario messo dal governo
per cercare di frenare la corruzione che si è vista nell'Expo, ne accennava prima il nostro ospite, è quello di un'azienda, no? Una grande industria, la Maltauro, implicata nell'indagine con il suo amministratore delegato in galera, che ha già vinto degli appalti, degli altri appalti per l'Expo. Oh, che facciamo? Lasciamo gli appalti all'azienda. Attenzione, azienda vuol dire non soltanto il capo, vuol dire anche gli operai che lavorano, le altre piccole aziende che ci lavorano intorno, cioè vuol dire un sacco di persone che non sono responsabili del malaffare. Che facciamo? Gli lasciamo gli appalti, quindi alla fine gli lasciamo il vantaggio economico ottenuto anche con la corruttela, oppure gli togliamo gli appalti, oppure, come forse sarebbe giusto, lasciamo continuare l'azienda a fare il suo lavoro, ma togliamo i profitti nel caso di una condanna, perché poi in Italia i processi sono lunghissimi. Qui abbiamo di fronte anni di indagini e di processi, quindi fino a che non arriverà il terzo grado di giudizio, nessuno potrà agire contro i presunti responsabili. È un bel casino, non è che è una cosa semplice. Prendiamoli e mandiamo tutti a casa, ma tutti chi? Il signore qui presente, cosa facciamo? Mandiamo a casa anche lui, oppure lo teniamo? I cittadini decideranno a suo tempo, ma mi giudicheranno. Mandiamoli tutti a casa, nel senso, cambiamo questa classe politica e poi accertiamo le responsabilità dei politici che ci sono stati fino ad oggi, e se hanno commesso dei reati, se devono pagare, pagheranno. E però certezza della pena e certezza anche che ho capito, che non è che se possiamo fare una seduta spiritica e invocare lo spirito della certezza della pena. No, dobbiamo lasciare che la magistratura, cioè, è un sistema complesso. Dobbiamo dare alla magistratura, dobbiamo lasciare che la magistratura faccia il suo lavoro. E poi dobbiamo lasciare che la politica Io direi sospettando anche dei magistrati, però. Ah, beh, assolutamente, sospettando anche dei magistrati, Marchi, ma nella magistratura ci sono... Sono uomini. Nella magistratura ci sono tutto un sistema di controlli che garantisce questo. Beh. Nella politica ci sono stati dei cortocircuiti, diciamo, ecco, per usare l'unica un eufemismo. Cosa sicura è che adesso c'è la pubblicità. Allora, in Regione Lombardia, qualche giorno fa, ne abbiamo parlato diffusamente, c'è stata una piccola polemica giornalistica, non un grande caso di corruzione, anche perché non si parla di corruzione, non si parla di indagine, non si parla di niente. Si è parlato, ad esempio, di un premio di produzione dato, 20.000 euro annui, a tutti i dirigenti della sanità lombarda, deciso dagli stessi dirigenti, no, che poi si cuccavano i 20.000 euro. Cioè, se guardiamo al microcosmo e capiamo cosa non va, forse riusciamo a capire meglio anche cosa non va nel macrocosmo degli appalti e delle tangenti. Sta roba qua era sui giornali, lei, la ministra, se ne è occupato? Sì. Beh, non me ne sono occupato direttamente, però l'ho vista. Questo è il sistema della pubblica amministrazione, che anche questo, infatti quando si diceva il problema è il sistema, dobbiamo ragionare in una logica di sistema, non soffermiamoci solo sui politici, è vero, è questo ed è per esempio il fatto che però la politica mette becco e si insinua nel sistema, perché per esempio le nomine della sanità sono fatte dai politici e quindi viene incentrato il potere nelle mani dell'assessore alla sanità e quindi poi i manager che gestiscono la sanità devono rispondere a chi li ha nominati. Quindi anche questo è vero, è il sistema, ma è anche la politica che con delle logiche secondo me perverse si insinuano in questo sistema, oppure i manager della sanità pubblica che versano un obolo, che versano parte altra del loro polemica stipendio, giornalistica, altra polemica di qualche giorno trattata qualche giorno fa da questa trasmissione, nonostante molte telefonate contrarie. Ma questo secondo lei è normale che un manager pubblico paghi al partito
E il presidente Maroni che non dice nulla, anzi dice ma sì, sono i soliti contributi che si danno in partito, ma tu sei un manager pubblico. Perché, scusa, l'imprenditore che vede il direttore dell'ospedale versare una parte del suo stipendio a un preciso partito politico, quando deve vincere la gara d'appalto, dove va? Appunto. Dal politico a chiedere se gli fa un favore. E infatti l'altro grande scandalo... oltre a Expo, è la sanità. Io vengo da Mantova, l'ospedale di Mantova è stato appena commissariato perché il direttore generale è stato indagato per appalti truccati per appalti truccati. E altre due aziende ospedaliere hanno avuto questa sorte negli ultimi tempi. Quindi l'altro grande scandalo è la sanità. Sono le nomine dirette, politiche. E noi su questo abbiamo fatto un'enorme battaglia in Consiglio regionale, inascoltati. Però, caro Andrea, diciamoci la verità. Oggi nel senso di hic et nunc, adesso la pietra dello scandalo cade sulla testa del PD, perché se verrà confermato, caro Partito Democratico, io spero di no, ma se verrà confermato, perché non mi piace vivere in un mondo corrotto, preferirei un mondo onesto, che il sindaco di Venezia, no, targato Partito Democratico, è un corrotto, insomma, i corrotti importanti dentro al partito di Renzi iniziano a essere tanti, ma anche troppi. No, cioè si crea una è la goccia che fa traboccare il vaso. Purtroppo non mi stupisce. Vediamo che succede. Ne devono prendere atto i cittadini, gli elettori onesti che hanno votato il PD. Però che debbono rendersi conto che chi li rappresenta non è come loro, non è onesto, prima di tutto. Ma il PD che è coinvolto negli scandali anche qui in Regione Lombardia, il compagno G, tra l'altro storico perché arriva da Tangentopoli e poi è arrivato fino ad oggi senza nessun tipo di... promosso sul campo ed era tesserato del PD a Torino fino all'altro giorno. Quindi il PD ci è dentro fino al collo, oserei dire, a Venezia, in Veneto, ma anche qua in Lombardia. E di questo i cittadini ne devono prendere atto. Cittadini che sono onesti e che credono in quello che dice il PD, ma che in realtà poi non mette in pratica e che si fa rappresentare da personaggi come il compagno G o altri. Questo è... cum granus salis, con un po' di ragionamenti intorno, perché sennò dovremmo credere che qualsiasi corrotto rappresenta uguali, il partito in toto. Avete avuto anche voi qualche caso di indagini in Emilia Romagna sui contributi che si sono risolte però in maniera quelli sui contributi televisivi sono andati avanti sono andati avanti ma poi sono stati anche chiarite e poi roba piccola tra l'altro, così sono molto piccole l'ordine di grandezza è infinitesimale e comunque poi sono il consigliere che era coinvolto non fa neanche più parte del Movimento 5 Stelle quindi queste sono altre ragioni però non facciamo come tutti no il corrotto vale nel momento della corruttela, cioè che attualmente non sia iscritto al PD non mi può fregare di meno, perché l'indagine riguarda quando Penati era nel caso di specie. Partito Democratico. Se c'è un corrotto nel Movimento 5 Stelle, io lo prendo al momento in cui compie la corruttela. Ma nel caso di specie... lo eliminate e non vale più. Nel caso di specie dell'Emilia Romagna, in realtà non era un sistema di corruzione, era un sistema per cui si acquistavano degli spazi pubblicitari nelle televisioni private locali e non erano indicato chiaramente che si trattava di uno spazio acquistato e che quindi sembrava una libera intervista come stiamo facendo oggi. Rispetto a queste cose è veramente minima e quindi l'ordine di grandezza, ma non parliamo di corruzione, ricordiamoci questo piccolo diverso, principio perché se no quando beccano uno dice no non è più nel mio partito, no ma quello mi era un dato cacciato. A parte che non se n'è andato per questo. Era un dato di fatto, però, che non fa più parte, era per dovere di cronaca. Non c'entra niente con le vicende che stiamo trattando oggi.
Posso aggiungere una cosa velocissima? Sì, velocemente perché ho una busta. Su quello che diceva un ascoltatore prima, sugli appalti, è vero, bisogna regolamentarli meglio, bisogna smetterla con questo sistema dei subappalti, delle deroghe, delle deroghe. Vero. E questo sistema dell'emergenza, quindi che si gestisce tutto in emergenza perché manca poco tempo, quindi si deroga tutto alle normative ambientali certo. E non solo, e quindi emergenza colpevole, campo libero per la corruzione e per le tangenti. Questo va riformato. Emergenza colpevole. Ma l'emergenza è creata ad hoc, certo. È questo il punto, è l'emergenza che è strumentale, è voluta. Ragazzi, l'Expo va avanti dal 2008, io non capisco perché nessuno mette in questione Sala, cioè sinceramente, ma dico, se questo è il capo dei tecnici, ci troviamo a un anno dall'Expo a correre come pazzi, quindi prendendo dentro tutto perché non è pronto niente, ma il capo dei tecnici ha qualche responsabilità pure? Secondo noi sì, infatti ne avevamo chiesto anche le dimissioni a suo tempo e queste sono valutazioni che purtroppo per ora non spettano a noi. Il personaggio è simpatico, è vero, ha ragione. Io l'ho intervistato, deve assumersi le sue responsabilità. Uno capace, bravo, eccetera. Però i dati sono oggettivi. Pubblicità. Allora, eccoci qua, Movimento 5 Stelle. Dopo poi ci spiega che cavolo vuol dire queste 5 Stelle, che tutti se lo domandano, nessuno lo sa. Ma no, le 5 Stelle sono i 5 punti fondamentali del nostro programma. Allora, ripetiamoli. Acqua pubblica, sì. Energie rinnovabili, sì. Connettività, sì. Wi-Fi libero e gratuito e trasparenza. Bravo. Allora, perché a me quando andavo all'esame mi mandavano le cose precise e mi dimenticavo subito. Quindi acqua pubblica. Poi rinnovabili, connettività wifi, sarebbe wifi? Sì, e le trasparenze. No, sono quattro. No, connettività, wifi. Ma connettività cosa si intende? Ma si intende per esempio l'agenda digitale, che in Italia è ferma ed è una situazione catastrofica. Si intende il fatto che i cittadini possano avere accesso libero alle informazioni e alle notizie e al sapere, quindi attraverso la rete, capito. Attraverso lo sviluppo di questo nuovo sistema. Telefonata, pronto, chi parla? Popolo. Buongiorno Golfari, un piacere sentirla. Anche a me. Allora, anche oggi sono tutto scandalo, eccetera, eccetera, no? Ma io, più che dello scandalo, mi indigno di questo Stato che non fa niente per queste cose, perché i ladri ci sono e ci saranno sempre, ed è inutile dire mandiamoli a casa tutti che tanto non ci vanno. Io voglio uno Stato che ti dia 20 anni quando fanno queste cose, e allora vedi che queste cose non succedono più, perché finché le pene che ti danno adesso arrivano al massimo a 2 anni e non vanno neanche ai servizi sociali, non fanno niente e poi ritornano in politica, ma scusi, fanno bene a rubare, è un peccato non rubare. Perché se lo Stato te lo permette, uno lo fa, e è anche giusto che lo faccia, no? Visto che lo Stato è contento. Guarda, le faccio vedere una cosa, signora. Guardi qua, sotto al pezzo firmato da Barbacetto sul fatto per Cantone, che non si capisce quali competenze avrà, c'è un altro pezzo che non riguarda un personaggio italiano, riguarda questo Uli Hoeneß, già presidente del Bayern di Monaco. Del Bayern di Monaco, squadra di calcio famosissima. Uli, il presidente, è andato in galera, l'ex patron del Bayern di Monaco in cella per evasione fiscale. Forse ecco, si occuperà di macellare Germania, le carni. In rubano meno, ce ne sono 50 volte in galera i più politici che ci sono in Italia. Cantiamo ancora una volta Deutschland, Deutschland, über alles, signori. Altro che la Germania è un esempio. Voi ci avete cioè, se andassero veramente in galera ci penserebbero. Lo fanno perché sanno che tanto non succede niente. Poi i processi durano 10 anni, fra 10 anni non si ricorda più nessuno e finita la storia. No, soprattutto qui abbiamo dei buchi grandi come condomini a 12 piani sulla legislazione che riguarda le aziende e gli appalti. Cioè in Italia un'azienda che è stata condannata per un processo di tangenti non ha limitazioni particolari, può partecipare a un'altra gara d'appalto normalmente. No, qui dobbiamo avere una diversa legislazione, e le leggi le fanno i politici, non la magistratura, molto più restrittiva sugli imprenditori che vengono beccati a trafficare. Perché è ovvio che quella è la parte forte, no, del tema. Il politico corrotto in Italia ci sarà sempre, ma i soldi sono quelli dell'impresa, quindi dobbiamo picchiare molto più duro sull'impresa che viene
beccata a rubare, proprio per evitare che ci sia il politico. Sempre con un ragionamento di sistema, perché se l'imprenditore sa che il politico può essere corrotto, allora si adegua. Se sa che il politico non ce n'è, non è disponibile, l'imprenditore si adegua. Sai com'è, io preferisco non scommettere sul politico onesto. Assolutamente, no, però l'onestà deve essere un valore su cui puntare, però con una seria legislazione. Quindi che Renzi la metta come primo punto all'ordine del giorno della sua agenda, e noi saremo ben lieti di confrontarci con lui su temi importanti, ma purtroppo Renzi non credo che lo farà, perché fa parte di questo sistema, e quindi anche lui piuttosto ci vuole mettere delle pezze, cerca di barcamenarsi, ma non, senta, non lo però farà, ecco. Il tema è complesso, è in un mondo di lupi e di volpi bisogna essere più furbi di loro. La domanda sul 5 Stelle non riguarda l'onestà, perché sarebbe strano, no, trovare dei corrotti in un movimento così creato, che è appena entrato in politica. Magari fra 10 anni ne riparliamo, e vi auguro di no, sarebbe stupido. La sfida e la scommessa. Sarebbe stupido, no? Però ci si domanda se voi abbiate le competenze, l'esperienza, l'intelligenza e la furbizia per combattere contro squali, lupi e faine. Diciamo, oggi c'è una piccola grande polemica su un fatto che sta sulle prime pagine dei giornali, che invece porta acqua al mulino di quelli che dite, ma di quelli che dicono: ma no, sono troppo giovani, sono troppo inesperti, non sanno le cose. Cioè, sta roba del grano saraceno, no? Sarà anche una stupidata, però fa abbastanza ridere. No, c'è un qui Libero naturalmente ci marcia, e la mette così, no? L'ultima dei grillini se la prendono con il grano saraceno, e sapete il motivo? Pensano che sia straniero, proprio così, il grano saraceno, cioè della Saracenia, nazione probabilmente vicina, ma insomma ci fa dell'ironia, perché, andiamo a vedere a pagina 13, è successo che in Parlamento, poi mi corregga se sbaglio, perché non c'è una proposta di legge, c'era questo refuso. Era un refuso, si intendeva il grano straniero. Diamo la notizia, sì. No? Nella quale si dice: no, basta, in Italia c'è una importazione di grandi quantità di grano saraceno che dobbiamo rifiutare perché non è grano italiano. No? E tu fai un rebello, perché, come so anch'io, cioè, il grano saraceno non è un grano di un'altra nazione, ma una qualità di grano. Era semplicemente un refuso di scrittura, di battitura, e ovviamente nella proposta di legge poi se ne erano accorti i deputati che l'avevano firmata e avevano già mandato la richiesta di modifica. Fa sorridere l'attenzione che viene data a questo tipo di refuso. Ovviamente si intendeva al grano straniero, perché quella è la battaglia vera, tutelare le qualità di grano italiane, i prodotti italiani, l'agricoltura di qualità italiana, tutelarla dalla speculazione, tutelarla dal fatto che purtroppo in Italia, e qui è complice anche l'Europa, arriva sempre di più cibo o comunque materie prime che arrivano da altri paesi. Questo era l'obiettivo di quella proposta di legge, al di là, ripeto, dell'errore del refuso del grano saraceno. Però è questo, quindi combattere contro la speculazione, per esempio, di queste centrali a biogas. Io vengo dalla provincia di Mantova, quindi vengo dalla Campania, e vedo come ci sia stata questa enorme speculazione di queste centrali che producono energia consumando grano, quindi consumando prodotti che servono per l'alimentazione. Ed è stata una grandissima speculazione, con incentivi a pioggia, eccetera, in cui si sono buttati grandi società finanziarie, e che hanno drogato il mercato, e che hanno portato a una situazione che nella bassa Lombarda, Mantova, Cremona, Pavia e anche un po' Brescia sta diventando problematica. Quindi è questa la nostra battaglia politica, sono queste le competenze che mettiamo in campo, ed è questo le battaglie che noi portiamo avanti, tra le altre. Il grano saraceno, ripeto, era un refuso, un errore,
che lascia il tempo che trova, vabbè, poi Libero si sa che si diletta nell'essere più un giornale di gossip che un giornale che fa giornalismo, insomma. Telefonata. Chi è là? Sì, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Dica. Sono Giovanni da Bergamo. Da Bergamo? C'è il ballottaggio a Bergamo? Volevo chiedere prima al signore, scusi, non mi ricordo il suo nome. Andrea Fiasconaro, aspetta che metto anche il nome. No, voi mi dite che gli imprenditori bisogna fermare, cioè qui siamo in Italia e sappiamo già che per certo un politico è un corrotto. Cioè, come dobbiamo fermare gli imprenditori? Dobbiamo fermare i politici corrotti, perché io ne sento due al giorno al telegiornale che ti prende tangenti, ti fa... Qui ce ne sono tanti anche per gli imprenditori, Ma dobbiamo fermare gli imprenditori. Se c'è il politico che non è corrotto, gli imprenditori non si avvicinano. E chi lo corrompe il politico, scusa? O sbaglio. E chi lo corrompe il politico, scusa? Chi gli dà il grano? In Italia ci va per priori che già sia il politico che sia corrotto. Ecco. Quindi contro tutti tranne che con i tuoi, insomma. No, ma non sempre sto così dicendo, io la politica ormai non la seguo più perché è uno schifo. Sì, ma scusa dove si vede i veri condannati, questo, quello, quell'altro, cioè, ce n'è uno dietro ogni angolo ce n'è uno. Ditemi se sbaglio, perché al telegiornale non si sente altro. Secondo me sbagli. Sappiamo che la politica è pulita, l'imprenditore non si avvicina per dare le mazzette al politico. Ah sì, no, perché l'imprenditore nasce onesto. Per avere degli appalti. Perché ormai siamo allo sbando su perché. Ma scusa un attimo. Non c'è modo di dialogare, ho capito. Tutti contro la politica, così, come se fosse un mondo a parte. No, beh, non gli imprenditori, soprattutto i grandi imprenditori, sono coloro che più sono avvezzi a questo tipo di azioni, quindi di corruzione, eccetera. Non dobbiamo fare ovviamente di tutta l'erba un fascio, non dobbiamo colpevolizzare come la politica anche il mondo delle imprese, soprattutto il mondo della piccola e media impresa, che non hanno i margini e la forza di grandi attività di corruzione, fondi neri, eccetera. Sono questi gli imprenditori onesti, quelli che ci sono. Gioielli che guadagnano meno dei loro impiegati? No, io stavo pensando ad altro tipo di imprenditore, il gioielliere... certo, ma allora che esista la disonestà ovunque, questo è chiaro. Cioè, rendiamoci conto però, che l'Italia è un magna magna generale. Sì, no? Assolutamente, possiamo essere d'accordo, ma ripeto, con le dovute differenze, e poi io vedo, sinceramente, dalla mia esperienza, che ci sono molti piccoli, soprattutto piccoli imprenditori, piccolissimi imprenditori, che sono il tessuto, la rete sociale del nostro, del nostro paese, della Lombardia, parliamo della Lombardia, che queste cose non le fanno e non si possono neanche permettere di farle, i fondi neri, la corruzione, eccetera. Sono cose che a loro non interessano. Cioè, nessuno porta i soldi in Svizzera? No, chi porta i soldi in Svizzera va perseguito, ma non sono tutti, per fortuna, e non sono la maggioranza. E su questi imprenditori noi vogliamo investire, vogliamo puntare. Sì, però se andiamo sul piano dell'etica, non c'è... No. C'è nessuno che sia senza macchia in Italia. Cioè, il problema è cercare di fermarlo, questo è il tema, cioè rendersi conto che finché non ci saranno controlli e leggi, chi vuole rubare continuerà a rubare. Ma non è che il piccolo ladro commette un reato minore del grande ladro. Assolutamente, ma tra l'altro il piccolo viene poi perseguito, il più delle volte viene perseguito anche con più forza del grande. Questo è un altro problema, i famosi pesci piccoli che sono più facili da trovare, da perseguire, forse anche più sono meno protetti e quindi vengono perseguiti. Quindi va bene, però ragioniamo anche su questo. E poi io credo che il piccolo imprenditore, padre di famiglia, abbia tutto a cui pensare tranne che portare i soldi in Svizzera o pensare alla corruzione. Dipende. Poi su questo non voglio dire che non esista persone che portano i soldi in Svizzera, abbiamo visto dalle cronache che siamo pieni di questo andazzo, però anche su questo dobbiamo interrogarci, forse perché non siamo in grado di garantire a queste persone una sicurezza dei loro guadagni. Sì. Certo,
con questo non voglio dire che non si debbano pagare le tasse, eccetera, ovviamente. Qui più che Svizzera, nel caso Venezia, adesso non dare pubblicità, era San Marino, no? Questo San Marino, strano paradiso stato, fiscale. No? Pensate un attimo a San Marino, questo strano stato che viene mantenuto come paradiso fiscale dentro il territorio dello Stato italiano. Si vede che fa comodo a parecchie persone. Che roba strana. A dopo. Eccoci qua. Allora, in studio con un giovane rappresentante del Movimento 5 Stelle che si chiama Andrea Fiasconaro e fa il consigliere regionale in Regione Lombardia. Stiamo parlando molto di Veneto e poco di Lombardia, ma anche di Lombardia, perché mentre andavamo in onda è scoppiato questo nuovo caso incredibile che ha portato agli arresti il sindaco di Venezia, alla richiesta d'arresto che poi verrà discussa in Parlamento per l'ex presidente della Regione Veneto, cioè Galan, a 35 altri arresti e 100 richieste, cioè 100 indagati circa. Cioè roba grossissima, poi essendo Venezia è notizia che fa il giro del mondo. Inoltre, se mettiamo insieme questa alle notizie lombarde, abbiamo un corposo problema di Rinata Tangentopoli nel nord Italia. Nel nord Italia, non che il resto dell'Italia sia particolarmente onesto e virtuoso, no. Però, insomma, tante volte si contrappone, no, l'onestà e l'efficienza del nord al corrotto sud e tutte le volte poi ci disilludiamo. Ma parliamo un po' di politica, parliamo un po' del 5 Stelle, no? Visto che abbiamo occasione di conoscervi meglio. Allora, ad esempio, in Regione Lombardia, quali sono le due principali battaglie su cui state lavorando? Ma attualmente, noi abbiamo appena arrivati in Regione, dopo 6 mesi, siamo riusciti a far approvare una proposta di legge che proveniva dalla minoranza, cioè da noi, che poi è stata approvata all'unanimità, che era una proposta di legge per gli incentivi alle aziende per l'adozione dei contratti di solidarietà. E questo è stato un grande risultato che abbiamo portato avanti grazie ai nostri commissari nella Commissione Attività Produttive e poi grazie a un'attività di dialogo politico con le altre forze politiche, ma l'iniziativa era nostra, purtroppo non è uscita chiaramente perché darci questo merito sarebbe stato, diciamo, un po' e questo sta a dimostrare anche l'inesperienza. Dopo 6 mesi abbiamo raggiunto questo risultato, quindi adesso io non sarà. Ma pensate di avere una stampa, TV, media che un po' vi discriminano ancora o pensate di no? A livello nazionale penso di sì, ancora. E nelle TV locali, a livello locale, sulla stampa locale un po' meno, ma questo secondo me è dovuto dal fatto che noi sui temi locali ci siamo e ci interessiamo e quindi devono, soprattutto la stampa locale che si occupa di quello, ci ascolta e ci segue per questo. A livello nazionale credo di sì, ancora riceviamo un trattamento diciamo diverso dagli altri partiti, ma questo forse fa anche, cioè noi siamo per esempio per l'abolizione dei contributi pubblici all'editoria, quindi insomma si capisce che un giornale, i grandi gruppi editoriali che ne percepiscono molti, forse comunque ci guardano così con un po' di sospetto, con un po' di preoccupazione, quindi un po' si capisce questa cosa. E poi siamo comunque una forza di rottura del sistema. Ecco, un'altra battaglia politica importante che state conducendo o condurrete nei prossimi mesi in Lombardia, ma qual è? Sulla sanità e su Expo, queste sono le denunce che continueremo a fare. C'è sanità in che senso? Sulla sanità, sulla corruzione nella sanità e sulla riforma delle nomine prima di tutto e poi sulla riforma della sanità che stiamo elaborando e che depositeremo una nostra proposta di riforma della sanità adesso poi anche la giunta, adesso sui giornali si legge, poi in realtà come spesso accade la politica, una cosa è gli annunci sui giornali, una cosa sono gli atti concreti in Parlamento o in questo caso in Consiglio regionale che mancano. Però su questo la gente giustamente sempre molto attenta ai soldi, ai soldi della politica in particolare. Voi siete stati
celebrati o criticati per questo meccanismo di restituzione del monumento che prendete sia a livello parlamentare che a livello regionale. Vogliamo spiegarlo chiaramente a chi ci ascolta, insomma, quanto rimane nelle sue tasche, quanto viene invece dato al fondo per le piccole e medie imprese, così allora, la chiariamo. Come ci eravamo impegnati a fare? Allora, secondo noi abbiamo, però gli dico, le dico due minuti e mezzo, no, poi purtroppo chiudiamo. Dopo è veramente breve. Sì. I soldi nella politica, troppi soldi nella politica sono un problema. E quindi noi abbiamo sempre detto, via i soldi nella politica. Un compenso congruo, un compenso onesto. E abbiamo fissato il nostro tetto di compenso a 5.000 euro lordi. E quello che percepiamo in più lo accantoniamo e quest'anno, dopo un anno di permanenza in Consiglio regionale, abbiamo restituito in 9 50.000 euro a testa. Cioè siete in 9, no? Sì, diciamo, siamo sono, 9, sono 90 e sono in 9. No, no, siete siamo in 9 consiglieri regionali del 5 Stelle, in 9 consiglieri regionali del 5 Stelle abbiamo restituito 50.000 euro a testa, diciamo, al Consiglio regionale. Un quindi Consiglio regionale mezzo milione di prende euro. Circa 8.000 euro netti oggi in busta paga? Diciamo sì, più o meno, 9.000 lordi. Ecco, sì, sì, però il lordo e il netto non è come la mia busta paga, perché c'è una parte che non paga tasse, una paga che paga. Quindi in sostanza il netto è più o meno 7,5, dai via, no? Beh, anche di più. Ecco, diciamo 8? Sì. Poi dipende se uno ha delle cariche. Perché sì, perché cioè, è complicato, no? Ma l'abbiamo spiegato con le buste paga, insomma, chi ci il segue il presidente di commissione, il, il segretario ha delle... Diciamo quello che lei dovrebbe portare a casa è quello che effettivamente le rimane. Mi rimangono questi 5.000 lordi e dovrei portare a casa sugli 8.000 qualcosa netti. E quindi, ripeto, in 9 abbiamo restituito più o meno 50.000 euro a testa, quindi mezzo milione di euro in un anno, e l'abbiamo versato su un fondo che andrà a garanzia del credito per le piccole e medie imprese lombarde, questo per l'interesse che abbiamo per la piccola e media impresa. E la stessa cosa simile, analoga più o meno è stata fatta e viene fatta in Parlamento. Però è una cosa importante, intanto chiedo agli ascoltatori abbiamo 20 secondi, di fare loro i calcoli se tutti i consiglieri regionali facessero come noi, quanti soldi ritornerebbero. E poi noi l'abbiamo fatto, abbiamo provato a farlo anche con una legge, una legge quindi per istituzionalizzare tipo di trattamento economico che non è stato approvato, ovviamente. Va bene, questo era intanto Andrea Fiasconaro, rappresentante del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia. Fiasconaro, parente? Parente del corridore, alla lontana penso di sì, però vi salutiamo.